A novembre 2021 il debito pubblico italiano è diminuito di 16 miliardi rispetto al mese precedente, lo rende noto la Banca d'Italia. Il debito si attesta a 2.694 miliardi di euro. La riduzione delle disponibilità liquide del tesoro ha più che compensato il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'effetto di valutazione dei titoli indicizzati all'inflazione. La riduzione del debito è riconducibile pressoché interamente alle amministrazioni centrali, mentre quello delle amministrazioni locali e degli enti di previdenza è rimasto sostanzialmente stabile. A novembre 2021 le entrate tributarie sono state pari a 43,9 miliardi, in aumento del 3,2% rispetto allo stesso mese del 2020. Nei primi 11 mesi del 2021 le entrate hanno raggiunto quota 403 miliardi, in aumento del 10,9% su base annua. A incidere sull'andamento anche lo slittamento al 2021 di alcune imposte di competenza dell'anno precedente e rinviate per l'emergenza Covid. La ripresa dell'economia prosegue nell'area dell'euro. Secondo il bollettino economico della Banca Centrale Europea, la crescita è in via di moderazione, ma nel corso di quest'anno dovrebbe tornare a segnare un vigoroso recupero. In base alle previsioni dell'Eurotower, il perdurare della ripresa economica sarà determinato da una vigorosa domanda interna. Il mercato del lavoro sta registrando miglioramenti, con l'aumento del numero di occupati e la diminuzione dei beneficiari delle misure di integrazione salariale. I redditi e i consumi delle famiglie saranno sospinti anche dai risparmi accumulati durante la pandemia. L'inflazione è ulteriormente salita al 4,9% e rimarrà oltre il 2% per la maggior parte del 2022. Secondo le attese, l'indice dei prezzi dovrebbe rimanere su livelli elevati nel breve periodo, per poi ridursi nel corso dell'anno. Il suo rialzo riflette principalmente il forte rincaro dei carburanti, gas ed elettricità. Alla componente energetica è infatti riconducibile oltre la metà dell'inflazione complessiva registrata a novembre. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ritiene che l'accomodamento monetario sia ancora necessario affinché l'inflazione si stabilizzi sull'obiettivo del 2% nel medio termine. Alla luce dell'attuale incertezza, per la BCE è necessario mantenere flessibilità e tenere aperte tutte le opzioni nella conduzione della politica monetaria. Il ruolo della formazione è sempre più centrale per l'innovazione e la sostenibilità delle imprese. Una formazione che assume forme nuove e sempre più digitali, soprattutto in contesti lavorativi profondamente trasformati dalla pandemia. Ne abbiamo parlato con Elisa Zambito, amministratore delegato di Intesa San Paolo Formazione. L'ultimo anno e mezzo ha evidenziato la centralità della formazione come elemento abilitante per garantire sostenibilità e diciamo, arricchimento delle competenze sui temi di innovazione per le imprese. E fino a qualche anno fa i dati registravano un investimento sulla formazione italiano che si attestava più circa al 4% del PIL, quindi un punto percentuale in meno rispetto alla media dei paesi europei. Oggi il PNRR ha destinato diversi miliardi di euro ai temi della formazione, riconoscendo quindi a questo diciamo, la centralità della formazione quale elemento abilitante per la sostenibilità e l'innovazione del nostro paese. Il gruppo bancario ha lanciato un'Academy per l'aggiornamento delle competenze di imprenditori e manager. Intesa San Paolo si pone nei confronti delle imprese italiane non soltanto come partner bancario, ma anche come partner strategico. E quindi anche sui temi di formazione, attraverso Intesa San Paolo Formazione, offre percorsi formativi alle imprese che diciamo, con l'obiettivo di garantirne sostenibilità nel loro business nel medio-lungo periodo, in scenari di mercato che come vediamo continuano a trasformarsi. E ne è nata l'Academy per le imprese che prevede appunto percorsi formativi che presentano come carattere distintivo l'innovazione e la sostenibilità. E poi diciamo, abbiamo sviluppato piattaforme formative digitali che consentono a manager, imprenditori e a diciamo, dipendenti di azienda di formarsi in ogni momento e in ogni luogo attraverso i propri device. I mesi di novembre e dicembre, sul fronte delle tasse, sono stati dei mesi difficilissimi. Riteniamo che non tutti sono riusciti a pagare tutto.
tutto, vediamo cosa succede. C'è la possibilità di fare il ravvedimento operoso con una sanzione che va intorno al 4% nel giro di 6-8 mesi, da pagare però tutto in unica soluzione. Successivamente arriverà l'avviso bonario, 10% più gli interessi, con possibilità di rateizzare. Successivamente ancora arriverà la cartella esattoriale con una sanzione del 30%, gli interessi e la possibilità comunque di rateizzare.